Auto Francia promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. L'autorizzato Fiat Auto Francia di Torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozione 4 zampe in TV, la trasmissione che da 9 anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia. Bentornati a tutti voi ad una nuova puntata di Video Adozioni. Ci troviamo nel rifugio, assolutamente tra virgolette, amici del dottore Onlus. Camelia, ciao, bentornata. Ciao, bentornati pure voi. E Marcella, bentornata, ciao. Ciao. Non chiamatelo canile, noi siamo un rifugio. Perché? Perché i canili hanno delle convenzioni, parlavamo tra di noi, non dovevi farmi questa domanda, invece noi purtroppo no. E allora è tutta una gestione economica autonoma e poi sono giustamente i soldi dei volontari. E il canile è diverso. Quindi i volontari sono il sostegno indispensabile per il rifugio. Al tuo guinzaglio... La copertina. Noi iniziamo la nostra copertina oggi con Teofilo. Lui ha 2 anni, è arrivato dalla Spagna quando aveva 6 mesi. Tutti pensiamo che i cuccioli vanno via subito, invece lui è una conferma che non succede sempre così. Il fratello suo è andato via dopo un po', lui ha appena compiuto il mese di settembre 2 anni, è ancora qua da noi, lui non ce la fa più, è un cagnolino bravo, come dicevo è già stato salvato dalla Perera, doveva essere Ceneri, invece è qua con noi, noi lo amiamo tanto, è un cagnolino triste, un cucciolo che non ha conosciuto il gioco, non ha conosciuto l'amore della famiglia, solo l'amore nostro. Veramente lui non ce la fa più, inizia a girare su se stesso e ha bisogno di uscire. È un cane veramente adatto a tutti, perché è un cane buono, deve solo uscire di qua. Qualche cane della scorsa trasmissione comunque è uscito, parliamo di Pedro, parliamo di Nuvola. Barbara. Di Barbara, che la bella Nuvola. Ci tenevi perché Nuvola è stata una missione difficile. Che per fortuna la mia missione è stata compiuta, adesso ci diamo tutti da fare perché, per gli altri. Questo ci dimostra che innanzitutto vi ringraziamo, al di là della telecamera di Giordano ci sono una montagna di persone che sono disposte ad adottare, ad ascoltarci e quindi in percentuale comunque le adozioni arrivano. Noi ci lavoriamo, partiamo con la rassegna. Sì, ok, va bene. Quando l'adozione si fa semplice, si fa dolce, quindi partiamo in discesa con un'adozione bellissima con Bimba, guardate. La nostra Bimba ha 6 mesi, arrivata da poco da noi. Era molto timorosa, ha fatto dei miglioramenti tantissimi in 2 settimane che si trova da noi. È un mix maremano, ha qualcosa del maremano di sicuro, golden retriever o qualcosa, non crescerà più di tanto. Una pelosa che si sottomette con gli altri cani. Il suo amichetto, il suo collega di box giocano come pazzi, lei altro a parte il box il canile non ha conosciuto, ma è troppo bella per restarci, veramente venite a conoscere la nostra Bimba e fatela vivere, fatela conoscere la realtà fuori questo rifugio. Tra gli ultimi arrivi Ugo. Ughetto. Ughetto, lo chiamiamo Ughetto per fare la differenza tra Ugo e il nostro pitbullino. Ughetto ha 13 kg, 2 anni, è un cagnolino castrato e veramente compatibile con tutti. Giocoso e affettuoso, è anche molto bravo, si nota come sta tra le braccia di Marcella. Lui è arrivato dalla Catania, da un rifugio affollato.
Le piacciono tanto le passeggiate, cammina benissimo con la pettorina, con il guinzaglio, vede anche affettuoso. Venite a conoscere il nostro Ughietto, che è idoneo a tutte le famiglie. Ci siamo dovuti riavvicinare al box di Teo, che sta piangendo disperato perché stiamo per presentare la sua compagna di box, la Pimpa, che adesso è qui nel prato che gioca, e Teo è disperato perché nasce tra i nostri amici un connubio, una solidarietà, un affetto nella coppia del box, ma provare a chiedervi di adottare sia l'uno che l'altro la vedo un po' difficile. Sì, è un po' dura, sì, per una, non chiediamo un'adozione di coppia. Il piccolo Teo, che adesso ha compiuto un anno, è arrivato, sono arrivati una cucciolata, le femminucce sono andate via, invece lui piccolo è rimasto qua. E la Pimpa cosa mi dici? La nostra Pimpa è arrivata da poco, ha 2 anni, è un mix spinoncina. E secondo noi Teo lo vede un po' come mammina, è un cane equilibrato, come si nota adesso lui non può vivere più senza la sua mammina. Che se dovesse venire adottata è chiaro che andiamo a metterci in difficoltà, dobbiamo risostituirla, però noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo portarli in adozione, non una coppia, oddio, pensate a provateci, e non una coppia magari, ma la Pimpa, sì. Sì, la Pimpa sì, che ti stregano con questi occhioni che ti penetrano l'anima. Venite a adottare la nostra Pimpa. Bene, siamo in conclusione. Alla mia destra la mamma, alla sinistra lo zio Massimiliano, che salutiamo. Ciao a tutti. E Sheila, che si ritrova dei parenti, tra virgolette, che fanno di tutto per trovarle un'adozione. Assolutamente sì. Vi presentiamo la nostra Sheila, è un Amstaff che arriva da Agrigento. È stato comprata da Cucciola, dopodiché il bimbo si è annoiato, la famiglia ugualmente, e l'hanno spostato sul balcone, dal balcone in un orto, e il suo passaggio è stato questo qua, finché una volontaria ha chiesto il nostro aiuto. Sheila è un Amstaff molto, molto fiera di se stessa, e per lei veramente dovrebbe essere un richiedente, un adottante che ha esperienza con i molossi. È un cane che ubbidisce, ma che gli devi dare sicurezza. È un Sheila, va d'accordo con i maschi, ma solo castrati. È molto molto pulita, uno dei nostri cani più puliti che ci siano. Massimiliano, tu mi hai detto, mi stupisco perché Sheila non è ancora stata adottata ed è bravissima. Sì, infatti è un cane veramente bravissima e dolcissima, che è mansueta con tutti. Quindi parlate con i volontari, perché i volontari conoscono i nostri amici, certo. Bene. Esatto, bene. Bravissimo. Questo è importante, che dire, provate a pensare all'adozione, questo è il mio messaggio. Assolutamente sì, diciamo solo che Sheila non va assolutamente d'accordo con i gatti, ma è compatibile. Questo l'avremmo immaginato, grazie, ma... No, perché sono degli molossi che vanno d'accordo, invece lei no. Venite, come fa Massimiliano, a portare a spasso Sheila, ve ne innamorerete assolutamente, di questo siamo convinti, perché è particolare. Come peraltro per tutti gli amici che abbiamo presentato, quelli delle scorse trasmissioni e anche delle future che vedete le nostre spalle. Camelia, alla prossima. Vi aspettiamo per la nostra Sheila. Senti, grazie per i tuoi momenti che trascorri qui con i nostri amici, fondamentali. È un piacere, veramente. Grazie ovviamente a tutti voi per l'attenzione, per il tempo che trascorrete con noi. Mi raccomando, buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Thank you.
Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia.